conosciuto in Italia, un modo per dare ai minori in difficoltà tutta la serenità di cui hanno bisogno senza allontanarli dalle famiglie di origine. L'associazione Amici della Zizi è da tempo impegnata per diffondere la cultura dell'affidamento dei minori e ogni anno organizza una settimana bianca per i piccoli ospiti delle case famiglia. Vediamo il servizio. L'associazione Amici della Zizi nasce il 19 maggio del 1987, compie quindi quest'anno 21 anni. 21 anni al servizio dei bambini, prima come diurno, come centro estivo e poi a questo si è abbinato il discorso dell'affidamento che ormai portiamo avanti da più di 10 anni. Abbiamo iniziato nel 2002 questo progetto, questa avventura, perché alcuni operatori turistici di Frabosa erano stati interessati dal Riccardo, il quale ci aveva proposto di offrire un periodo a questi ragazzi che lui gestisce nella località di Frabosa, un periodo che poteva essere estivo o invernale. Nel tempo che è passato dal 2002 ad adesso siamo riusciti a focalizzare in questa settimana un incontro dove tutto il paese di Frabosa Soprana ha dato disponibilità per accogliere questa organizzazione, questi ragazzi. Riteniamo che poter fare della beneficenza fuori dai normali canoni, ma dare un qualcosa di più, di diverso, forse fuori addirittura dalle aspettative di questi bambini con una vita così complicata, sia un evento straordinario. Siamo sicuri e soddisfatti di aver dato un qualcosa di più, i maestri di sci, la stazione, Frabosa Soprana in particolare, il comprensorio del mondo le ski, le baite e tutti coloro i quali hanno partecipato a questo evento. Penso che forse la soddisfazione sia più nostra che loro. La nostra associazione accoglie poi anche diversi bambini durante l'estate, abbiamo una casa in Toscana, in provincia di Pisa, in un paese che si chiama Orentano, e in questo posto, in questa casa che abbiamo, molti sono i bambini che vengono a trascorrere l'estate con noi, non solo bambini ma anche diversi volontari che vogliono venire a conoscerci oppure vogliono fare un'esperienza per mettersi un po' alla prova e vedere se riescono a essere, pensano di essere in grado di camminare nella strada dell'affidamento. Siamo della provincia di Lecco, abbiamo conosciuto l'associazione Amici della Zizi 3 anni fa, abbiamo accettato di andare a trovarli e diciamo che è stato un po' un colpo di fulmine, abbiamo subito condiviso così il loro modo di stare con i bambini e da allora appena possiamo trascorriamo o dei periodi di vacanza, weekend, feste con loro, sia nella casa di campagna che a Livorno e ci piace proprio aiutare. E poi siamo stati accolti proprio in famiglia, molto bene e tutto, e quindi cioè questo rapporto in 3 anni è sempre cresciuto e ci troviamo benissimo. E facciamo la parte un po' degli zii che come ci chiamano appunto ormai bimbi e a noi fa piacere, e basta avere appunto voglia di fare e dare le proprie possibilità, le proprie capacità che c'è tanto da fare ed è bello farlo con loro. La prima domanda che mi viene fatta, che ci viene fatta quando si parla di affido è però poi ti tolgono il figlio. Ecco, bisogna rovesciare un attimino questa cosa, cioè i ragazzi che vengono da noi hanno dei problemi, hanno problemi familiari, hanno problemi di socializzazione, hanno specialmente problemi affettivi, quindi hanno bisogno di tantissimo amore, di persone che siano pronte a donare il loro cuore, a donare loro stesse. Per far questo bisogna anche pensare che dobbiamo anche un po' sacrificarci e questo sacrificio è proprio dettato dal fatto che dobbiamo anche un domani staccarsi da questo ragazzo e comunque non è mai uno staccarsi, cioè avergli dato un seme, avergli dato la possibilità di crescere dovrebbe essere già un'ottima paga per tutto il lavoro che facciamo. In più dobbiamo anche pensare che se il ragazzo va via da casa nostra è per rientrare nella propria famiglia, come è giusto che sia, perché certe situazioni negative sono finite. Non è raro il caso in cui
gli affidamenti possono durare. Noi abbiamo dei ragazzi maggiorenni che hanno scelto di vivere con noi una volta finito l'affido perché per loro siamo la loro vera famiglia, quindi dipende anche da cosa trasmettiamo loro. Io conosco l'associazione Amici della Zizi da quando avevo 5 anni, trascorrevo le vacanze estive con loro e quando ho raggiunto l'età di 13 anni un desiderio forte mi ha fatto sì che mi facessi andare con loro a vivere e da 5 anni che vivo insieme a loro a Livorno, anche se la mia famiglia ce l'ho, madre, padre, fratelli ce li ho, però mi sento molto legato a Riccardo e Roberto, che li chiamo mamma e papà, e posso migliorare non solo me stesso ma dare una mano a loro stessi nelle mie possibilità. Nel 2001 abbiamo fondato su internet un portale che è assunto a livelli nazionali considerevole, abbiamo avuto più di 5.000 contatti in meno di 2 mesi e mezzo e attraverso questo portale cerchiamo di dare informazioni sull'affidamento e quindi sosteniamo anche attraverso un forum, attraverso apposite mail le persone che già fanno affido e che alle volte si sentono un po' isolate e quindi avere il sostegno di chi è già passato da certe situazioni e quindi possa dargli dei consigli pratici anche nelle cose di quotidiano tutti i giorni è una cosa molto importante. Io sono con l'associazione da quando avevo 7 anni e sono ora 16 anni e tutto questo tempo sono stata con loro. Nell'associazione c'è anche la mia mamma naturale, però io dico sempre che ho sempre 2 mamme e un papà, perché da quando mamma lavorava a Pisa, io invece stavo con mamma e papà nell'associazione e mi hanno cresciuto come se fossi la loro figlia e mi hanno dato tutto il loro amore e ora sono arrivata a 16 anni che diciamo sono un po' matura. E mi hanno dato tutte le armi per poter andare avanti nella mia vita. Noi siamo organizzati come una vera e propria famiglia allargata con delle persone di riferimento, quali possiamo essere io e Riccardo, nelle figure del papà e della mamma. E questo abbiamo notato che ha fatto sì che si risolvessero molte situazioni difficili, perché spesso questi bambini che arrivano, la cosa di cui necessitano più di tutti è di affetto, di calore umano, di ascolto, di sapere che possono trovare sempre e comunque, quando vogliono, delle persone a disposizione per loro. E per questo abbiamo anche una psicologa che anche lei investe quasi più di amica che di figura professionale, cerca di parlare e di stare dietro ai bambini e questo li rende anche, da questo punto di vista, li rende anche più sereni, perché a volte spesso vedere il dottore con il camice bianco che ti ascolta e cerca di psicanalizzarti diventa magari più difficile per loro. Si crea fra di loro una sorta di anche di collaborazione, di aiuto reciproco, magari il bisticcio, perché ovviamente essendo anche di età diverse o coetanei qualcuno di loro, capita che vogliano prevalere l'uno sull'altro, però devo dire che nei momenti del bisogno poi sono molto uniti e si aiutano l'uno con l'altro, specialmente se magari dall'esterno può capitare che qualcuno gli dica qualcosa, fanno subito un muro compatto e questo è molto, molto bello e fa molto famiglia. Sono arrivata qua a 6 anni e mi hanno accolto con tanto affetto e sono molto contenta perché per me è come una famiglia, si vive come dei fratelli tutti insieme e si sta bene. Ogni volta che viene un ragazzo nuovo per noi non è un estraneo ma è un fratello che fa parte della famiglia e non,
e non c'è quello che è il più importante o quello che è il meno importante, siamo tutti uguali e accettiamo chiunque, non abbiamo differenze tra bambini o adulti. Proprio in questi giorni è l'anniversario dell'associazione e il 24 e il 25 maggio faremo una festa per celebrare il nostro 21esimo anno. Molte saranno le iniziative e quindi questa festa ci aiuterà a farci conoscere, a far conoscere il mondo dell'affido. Quindi chiunque vorrà venire sarà ben accetto, sul nostro sito troverà tutte le informazioni. E per oggi abbiamo concluso, io vi ricordo che se volete rivedere questa puntata o volete partecipare a 10 minuti di potete consultare il nostro sito internet che è www.raiparlamento.rai.it. Grazie per averci seguito, arrivederci.